Salve a tutti, ben ritrovati sulla Nuova TV. Un'aria piuttosto fredda in questi giorni. Il colpo di coda dell'inverno c'è stato ed è tornata anche la neve, non abbondante, non era prevista abbondante, ma i fiocchi di neve anche fino a una mezz'oretta fa, qualche minuto fa su Potenza, ancora cadono dei fiocchi ogni tanto. Quindi una situazione prettamente invernale. Dopo settimane e settimane contrassegnate da temperature decisamente superiori alle medie, temperature che hanno spinto la vegetazione a fiorire prima del tempo, molti alberi di frutta sono in fiore e questo purtroppo con le gelate di questi giorni è un grave danno perché se non si coprono questi alberi dove non si possono coprire, naturalmente la situazione diventa, diciamo, dal punto di vista delle piante drammatica perché molti fiori sono destinati a cadere. Vediamo subito quest'oggi la situazione del satellite ci mostra un'area di alta pressione che ingloba Portogallo, Francia, Spagna, vedete gran parte dell'Italia centro-settentrionale. Il flusso delle perturbazioni scorre a nord della Germania, vedete sull'Inghilterra, sulla penisola scandinava, dove là ancora è pieno inverno, e altra area fredda invece presente sui Balcani, e vedete quella nuvolosità contrassegnata da episodi di instabilità sulle regioni centro-meridionali, soprattutto il versante adriatico. Questo lo vediamo anche dall'ingrandimento, il satellite che guarda più da vicino al nostro paese. Notiamo ancora l'arco alpino abbondantemente innevato, quelle non sono nubi ma sono le montagne con la neve sopra, soprattutto la parte centro-occidentale. Invece sulle nubi che vediamo, il bianco che vediamo sull'Italia centro-meridionale, invece là sono contrassegnate da nubi, evoluzione diurna soprattutto, nubi convettive, danno anche qualche temporale queste nubi. Limitatamente alle zone interne di Abruzzo, Molise, vedete Basilicata e parte della Calabria. E già in Puglia la situazione va meglio, a parte un piccolo temporale sulla costa ionica della costa adriatica, chiedo scusa, del Leccese. Quindi è una situazione che va migliorando. Volevo farvi vedere subito la cartina degli spaghetti riferita alle temperature che sono decisamente sotto la media, come dicevo, dopo tanti giorni sopra media. Ecco, vedete il grafico, partiamo dai valori in quota di temperature davvero basse, siamo quasi a meno 3, meno 4 gradi in quota, partiamo, e invece vedete la linea rossa in alto, sta a indicare la temperatura che si dovrebbe registrare a 1500 metri di quota, e notate subito un gap di circa 10 gradi al di sotto delle medie, però la ripresa sarà molto veloce e quindi nel giro di un paio di giorni le temperature torneranno prima nelle medie e poi proprio a cavallo del 25 aprile sopra le medie, prima di un possibile ritorno a temperature più basse, ma non quelle di questi giorni, verso il fine mese. Vedete, molte tendenze danno questa possibilità verso fine mese, un ritorno a temperature un pochino più fresche. Però intanto godiamoci 4-5 giorni di bel tempo, andiamo con ordine, vediamo innanzitutto le previsioni per il resto della giornata odierna e quindi avremo ancora nuvolosità residua, qualche fenomeno nel primo pomeriggio sarà possibile, come dicevo, qualche nevicata, anche qualche fiocco di neve fino a 700-800 metri di quota, ma poi il tempo andrà migliorando, un tempo che già è un po' migliorato nella parte orientale, qualche fenomeno tardo pomeriggio, inizio sera, dopodiché il cielo andrà rasserenandosi e quindi durante la notte. Purtroppo, dico purtroppo, il cielo dovrebbe essere sereno e questo non è un buon segno perché col cielo sereno le temperature dovrebbero scendere sotto zero nelle zone interne e in modo abbastanza generalizzato. Quindi almeno chi ha i fiori in casa sul balcone, quello può farlo, può rientrarli, per il resto sarà difficile coprire le piante in fiore. Vediamolo al sabato, quindi la giornata di domani, bel tempo su tutta la regione, molto freddo nella prima mattinata, quindi avremo gelate estese. Poi il tempo si metterà al bello, soprattutto dal punto di vista termico, le temperature cominceranno a salire. Questa è la situazione dal punto di vista grafico, vedete una situazione contrassegnata da tanto sole. Se vediamo la cartina, ecco, notiamo dovrebbe esserci cielo sereno sulla parte occidentale, soprattutto della costa tirrenica e lago Negrese, un po' di nubi, soprattutto in prima mattinata, ancora presenti lungo l'Appennino, poi nel corso del pomeriggio rimarrà solo qualche strascico nuvoloso, ma domani non sono previste precipitazioni sulla nostra regione. Le temperature, vediamo subito il grafico delle temperature, è molto importante, come vi dicevo, vedete i valori sono meno 2 a Potenza, 2 a Matera, sono valori di almeno 6-7 gradi al di sotto delle medie stagionali di metà aprile. Per quanto riguarda le massime, invece, c'è una ripresa, siamo sotto media, ma comunque ci avviciniamo piano piano alle medie del periodo.
dopo i valori molto bassi di questi giorni, domani un aumento di almeno 4-5 gradi, 10 gradi a Potenza, 15 a Matera. Farà ancora freddino, i venti da nord-ovest ancora sostenuti in prima mattinata, poi andranno attenuandosi nella seconda parte della giornata. Anche lo ionio che sarà mosso nella mattinata poi gradualmente perderà il motondoso e diventerà poco mosso come lo è già il Tirreno. Domenica ancora meglio, la pressione tende a aumentare a tutte le quote, quindi questo garantirà una situazione di bel tempo e temperature in ripresa. Quindi tanto sole nella giornata di domenica, lo vediamo con l'aiuto della grafica, praticamente sole su tutta la Basilicata. L'unica novità potrebbe esserci l'aumento della nuvolosità sulle zone tirreniche perché i venti si orientano a ovest, quindi il vento da ovest porta l'umidità del Mar Tirreno, va a impattare questo vento contro le montagne della costa Marateota e qui si potrebbero formare delle nubi, ma senza precipitazioni. Sul resto della regione cielo in prevalenza sereno, qualche innocuo addensamento nelle zone interne. Le temperature riprendono a salire, ancora un pochino basse le minime, ma il vento non dovrebbe favorire ulteriori gelate se non nelle zone più incassate, nelle zone riparate dal vento. Vedete, ancora 0 gradi a Potenza, ma andiamo verso un aumento delle temperature, 4 a Matera. Le massime decisamente in rialzo e rientrano perfettamente nelle medie stagionali di questo periodo. 15 a Potenza, 20 a Matera, 21 gradi a Matera, ma con prospettiva di ulteriore aumento nei giorni successivi. La ventilazione, vedete, si dispone da ovest, sarà piuttosto anche un pochino fastidiosa domenica nelle zone esposte ai venti da ovest, ma nel complesso la giornata sarà davvero gradevole dopo questo inverno che c'è stato, dopo queste giornate invernali degli ultimi giorni. I mari sono poco mossi. Per quanto riguarda lunedì, vi anticipavo il ponte del 25 aprile, quindi chi riuscirà a prendersi questi giorni potrà godere di bel tempo perché sia lunedì sia martedì avremo una situazione gradevole con cielo sereno poco nuvoloso su tutta la nostra regione, quindi continuerà a esserci la presenza dell'alta pressione. Anche per il 25, nonostante un calo della pressione sull'Italia settentrionale, il tempo resisterà sicuramente al sud Italia, dove le temperature si dovrebbero portare ovunque sopra i 20 gradi. Quindi vi do una buona notizia: il 25 aprile saranno poche le zone della regione dove i termometri nelle massime non supereranno i 20 gradi. Quindi questo è un buon segnale dopo questo freddo che abbiamo avuto nei giorni scorsi. C'è un'altra cartina del sito tedesco che sta a dimostrare proprio a testimoniare la presenza dell'alta pressione, vedete, centrata nei prossimi giorni. Questa è una cartina riferita tra lunedì e martedì, quando arriverà un pochino di aria fredda dal nord di nuovo, però vedete la circolazione depressionaria lì tra la Polonia e la penisola scandinava farà sì che questa perturbazione ruoti a est, quindi verso destra, e dovrebbe scivolare lungo le regioni adriatiche, lungo le regioni balcaniche, non interessando l'Italia. Quindi l'alta pressione è presente sia sul bacino occidentale del Mediterraneo che dell'Europa occidentale, dovrebbe garantire questo del tempo. Peggioramento, poi con a lungo andare questa aria fredda da nord dovrebbe scalfire il cuneo anticiclonico e quindi dopo il 26-27 aprile anche il sud potrebbe tornare a vedere un tempo in peggioramento, però lo vedremo nei prossimi giorni. Per il momento godiamoci 4-5 giorni davvero di bel tempo, con temperature in graduale ripresa a partire già da domani. È tutto, arrivederci sulla Nuova TV.